fuori. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico Mediterraneo 2050. Oggi parleremo rapidamente di un altro ebook di scenario, il teatro bizantino nelle guerre puniche 2. Testo in PDF del 2015 che gronda sangue da ogni pagina in mezzo ad una montagna di numeri, di conti, di cifre, per stimare rischi sanitari e tempistiche belliche. Il testo, ecco, cerca di affrontare una ricognizione dettagliata a ventaglio sul teatro bizantino nelle guerre puniche 2. A differenza degli altri PDF di scenario, di zoom sul Mediterraneo, questo ebook è un unico testo interamente focalizzato sul teatro bizantino e sugli impatti di guerre puniche 2, sulla World War III in Siberia. In particolar modo il PDF illustra il tema delle guerre puniche 2 per cause endemiche, per diversione strategica, entrambe nell'universo atteso, sia come eventi, diciamo, ovviamente indipendenti e incompatibili, quanto per, diciamo, guerre puniche 2 per cause endemiche e guerre puniche 2 per diversione strategica come eventi dipendenti e compatibili dentro l'universo pessimista. Quindi c'è un unico ebook e non costringe quindi i lettori a andare a vedersi tre testi come invece bisogna andare a fare per il teatro italico. Ora, in questo podcast vi sintetizzerò rapidamente le tesi del testo del 2015, il teatro bizantino nelle guerre puniche 2. Ecco, se vorrete espandere in dettaglio quanto vi, diciamo, rapidamente sintetizzerò in questo podcast, il link lo trovate come al solito in descrizione di questo file. Andiamo con ordine. Dunque, in questo podcast vi parlerò prima del destino delle Yellow Buffer Zone, cosa sono e qual è il loro destino, il collage di tutti gli scenari, le guerre puniche 2 per cause endemiche nell'universo atteso, come appaiono le guerre puniche 2 per direzione strategica di World War III nell'universo atteso, come appaiono le guerre puniche 2 nell'universo pessimista, come appaiono. Ecco, parleremo proprio di tutto questo in questo, diciamo, in questo podcast. Andiamo con ordine e non perdiamo ulteriore tempo. Dunque, che cosa sono le Yellow Buffer Zone? Allora, aree gialle, Yellow Buffer Zone, o anche, diciamo, le zone cuscinetto gialle, sono zone il cui possesso garantisce un sostanziale vantaggio tattico. I cartaginesi in migrazione coatta per ragioni ambientali avrebbero come obiettivo Roma. Le Yellow Buffer Zone garantirebbero ai cartaginesi punti d'appoggio migliori per coordinare una migrazione di massa, potendo disporre di basi logistiche intermedie da cui gestire arrivi e partenze con tragitti più corti, facendo lievitare artificialmente la densità degli sciami cartaginesi. Per gli euromani, viceversa, il possesso delle Yellow Buffer Zone sarebbe importante in quanto tali aree garantirebbero una difesa più efficiente, rendendo il blocco navale più efficace, basi aerei per un ombrello aereo, ricognizioni più accurate, basi logistiche per il sostegno delle unità impiegate per il blocco navale, aree di detenzione in cui stoccare i sopravvissuti o trasportarli altrove, nonché il possesso di tale aree, delle Yellow Buffer Zone, permetterebbe agli euromani di evitare che i cartaginesi possano pianificare una migrazione più massiva sul suolo euromano, che praticamente la traversata sarebbe più lunga e più difficile. Invece, se ci si mette una tappa intermedia, la cosa diventa più facile. Ragione per cui, quali sono le Yellow Buffer Zone? Sono l'isola di Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Lampione, Malta, Creta, le isole del Dodecaneso e Cipro. Tutto questo aggregato definisce il vasto, appunto, il vasto aggregato etichettabile come Yellow Buffer Zone.
Cosa succederebbe nelle Yellow Buffer Zone? Ecco, vedo in queste Yellow Buffer Zone per Malta, Creta, Dodecaneso e Cipro. Vado a calcolare, diciamo, la relativa popolazione, cioè Terris Baribus, andando a stimare il numero dei defenders con un, diciamo, numero alfa di leva. Dopodiché, che cosa vi posso dire? Cosa succederebbe? Ho immaginato sia attacchi cartaginesi con sbarchi diffusi, sia attacchi cartaginesi praticamente con attacchi concentrati. Cosa succederebbe? Ecco, praticamente Malta basterebbe appena 4 giorni all'aggressor per svuotare Malta, perpetrando atroci pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe in 96 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione civile. Andiamo a vedere che cosa succederebbe invece a Creta. Ecco, a Creta 5 giorni bastano agli aggressor per svuotare l'isola di Creta, perpetrando atroci pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe in Tico 0 più 96 ore già in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione. Che cosa succederebbe a invece nelle isole del Dodecaneso? 2 giorni servirebbero agli aggressor per svuotare l'isola del Dodecaneso, perpetrando atroci pulizie etniche. L'isola si trasformerebbe dopo Tico 0 più 24 ore in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione civile. Ecco, che cosa succederebbe a Cipro? Ecco, dopo, diciamo, basterebbero 6 giorni all'aggressor per svuotare l'isola di Cipro. Dopo Tico 0 più 72 ore si sarebbero perpetrati atroci pulizie etniche per oltre il 50% della popolazione dell'isola. Nelle ore successive l'isola si trasformerebbe in un mattatoio a cielo aperto, senza alcuna possibilità di fuga per i defenders e la popolazione civile. Questi con, diciamo, attacchi cartaginesi diffusi. Con attacchi cartaginesi in saturazione i tempi sono ancora più contratti, perché a Malta bastano 4 giorni, mentre per quanto riguarda Creta è praticamente svuotata in 4 giorni con gli attacchi in saturazione, e il Dodecaneso con gli attacchi in saturazione bastano 2 giorni agli aggressor, mentre a Cipro con gli attacchi in saturazione servono 4 giorni. Ecco, da queste rapide e semplici simulazioni numeriche si risume che entro 5 giorni dall'inizio delle guerre puniche 2 per cause endemiche, i cartaginesi prenderebbero il controllo delle Yellow Buffer Zone, svuotando sistematicamente per pulizie etniche i territori conquistati. Da queste aree poi i cartaginesi potrebbero proiettarsi più agevolmente contro i fronti di Grecia e Turchia, oppure in altre aree molto prossime al teatro bizantino. Si aprirebbe un dilemma per i defenders nella gestione delle Yellow Buffer Zone. Che cosa fare? Lasciare le Yellow Buffer Zone ai cartaginesi? Spostare indietro il fitto navale OTAN, concentrandolo nel tratto di mare immediatamente prospiciente al teatro bizantino e quindi davanti, diciamo, alle Yellow Buffer Zone, e lasciandole in mano ai cartaginesi? Oppure andare a riprendersi queste aree, diciamo, e come andare a riprenderle, che sono, diciamo, aree, sarebbero densamente piene, praticamente tutte piene di cartaginesi, con sono anche altamente urbanizzate, quindi un delirio di conflitti praticamente urbani, un'apocalisse con relativo sbarco di truppe, paracadutisti, un casino. Di conseguenza sarebbe più agevole andare a annichilire con atomiche tattiche tutta la zona, per poi colpire il Cartago con altre atomiche tattiche. Questa è un'altra ipotesi che potrebbe essere, e quindi di conseguenza poi andremo a discutere che cosa fare o cosa non fare, oppure persistere nella tattica del controllo convenzionale, dando però così poi modo agli aggressor di scalare sul fronte greco-turco con il virus degli elefanti. Ecco, e qui vado a studiare con i vari attacchi in saturazione, oppure no, oppure lasciare il blocco navale in posizione avanzata, cercando di filtrare al massimo gli sciami cartaginesi, nuclearizzando le Yellow Buffer Zone per poi occuparle con piccole task force di militari per mantenere operative quelle strutture in tale area sotto il controllo OTAN. E anche qui vado a fare conto a tutto spiano, oppure nuclearizzare subito Cartago, non curandosi delle enclave cartaginesi,
creatisi nelle Yellow Buffer Zone, trasformando un problema militare in un problema politico, ossia postponendo il problema di cosa fare dei cartaginesi intrappolati nelle Yellow Buffer Zone. Ecco, e così abbiamo discusso bene o male il destino delle Yellow Buffer Zone, che è praticamente un funereo destino tombale, con praticamente in sostanza una possibile dinamica di guerre puniche. Andiamo avanti. Capitolo 6, il collage di tutti gli scenari di guerre puniche 2. Ecco, io mi sono fatto tutti i conti con tutte le tempistiche di questi giochi di guerra simulati, andando diciamo a cavarci fuori delle stime sul quanto durano il fenomeno delle guerre puniche 2 e quanto diciamo durerebbero praticamente in sostanza i relativi processi. Ecco, facendo l'unione delle tesi elaborate per il teatro italico, quelle prodotte per il teatro bizantino nei vari universi, è possibile raffigurare in modo sintetico come potrebbero apparire le guerre puniche 2. Eccole qua. Universo atteso, questo è quello meno probabile. Cosa sarebbero le guerre puniche 2 per cause endemiche? Eccole qua. Nuclearizzata la Sicilia, alcune aree del, come si vede, del Yellow Buffer Zone, e poi nuclearizzata l'area praticamente di Cartago. Possibili, ma tuttavia meno probabili, altre due opzioni, che sono appunto quelle relativo a questi altri due eventi, con la Sicilia che se la scampa e invece ci va di mezzo la Calabria per quanto riguarda il teatro italico, oppure nell'ipotesi in cui Sicilia e Calabria la scampano ma ci va di mezzo la Sardegna. Io personalmente questa indubbiamente appare di tutte le possibili cause endemiche il più probabile, per quanto l'universo atteso è altamente improbabile che possa emergere. Andiamo a vedere come appaiono le guerre puniche 2 per diversione strategica di World War 3, sempre nell'universo atteso. Guerre puniche 2 per diversione strategica di World War 3 e guerre puniche 2 per cause endemiche sono, nell'universo atteso, eventi indipendenti e incompatibili, quindi di conseguenza o esplodono perché le guerre puniche per diversione strategica di World War 3 o esplodono le guerre puniche 2 per cause endemiche. Ecco, delle guerre puniche per cause endemiche abbiamo già parlato nell'universo atteso. Questi sono come appaiono nell'universo atteso la detonazione di guerre puniche 2 per diversione strategica. Praticamente l'area è un problema molto più grosso, con la Sardegna, la Sicilia e la Calabria che finiscono nuclearizzate, possibili nuclearizzazioni anche lungo, diciamo, lungo le coste del Tirreno e Mar Liguro, e con un ampio impatto in tutta la penisola, diciamo, per diciamo arrivare più o meno grosso modo all'altezza diciamo di dove poteva essere diciamo la linea gotica, o comunque con uno scudo diciamo parziale più difficile da valicare per gli Appennini. Diciamo, questa è la zona, un minore impatto nella zona diciamo adriatica e un maggiore impatto su queste altre zone. Per quanto diciamo è atteso che i cartaginesi, arrivando da qui, poi possano passare alla Puglia e poi risalire lungo le coste diciamo dell'Adriatico, però diciamo il grosso viene inteso da quest'area, perché praticamente poi dalla Sicilia si può arrivare in Calabria, dalla Sicilia ci si può proiettare diciamo sulla Campania, sul Lazio e sulla Toscana, dalla Sardegna ci si può proiettare sul Lazio e sulla Toscana, e anche inclusa la diciamo la Corsia. Quindi questo è quello che appare diciamo l'universo atteso guerre puniche 2 per diversione strategica, con nuclearizzazione delle Yellow Buffer Zone e nuclearizzazione seguendo appunto il pattern delle guerre puniche 2 di Cartago. Ora c'è da dire che particolarmente colpito appare il teatro italico rispetto al teatro bizantino, in quanto nel teatro italico i fattori di non coesione di fronte ai rischi guerre puniche 2 e World War 3 sono molto diversi. Sul teatro italico i fattori di perdita di coesione al contesto sono ideologici ed insiti negli italiani e nella loro costituzione.
fatto che la Costituzione formale e materiale italiana è divergente e non idonea ad affrontare i rischi guerre puniche 2 e World War 3, i quali esploderebbero, innescherebbero letali processi disgregativi e dissolutivi. Confrontare con World War 3 e guerre puniche 2 teatro italico. Viceversa, sul teatro bizantino gli effetti di perdita di coesione sono tutti causati dalla morfologia. Per la Turchia i fattori critici sarebbero le Red Buffer Zone e la Green Buffer Zone, mentre diciamo in Grecia l'elemento critico è la morfologia del paese, che per le asperità e l'alto numero di isole rende difficile difenderlo, implicando sia una lentezza della manovra, sia un'esposizione ai SAM spalleggiabili, sia una nemica, quindi dei cartaginesi, sia una dispersione delle truppe dei defenders. E questo è quanto, come si vede. Ok, andiamo a vedere poi invece nell'universo pessimista guerre puniche 2, scenario con Grecia alleato fragile, mentre il successivo grafico illustra la dinamica finale nell'ipotesi che la Grecia fosse collaterale a Cartago. Ecco, guerre puniche 2 per diciamo nell'universo pessimista abbiamo la nuclearizzazione della fascia dell'Adriatico dell'Italia a causa dell'ampia proiezione verso diciamo verso est sul basso e più facile diciamo mar Adriatico da solcare piuttosto che travalicare le Alpi, minori impatti per quanto riguarda sulla parte diciamo del occidentale nella zona della Francia, con comunque impatti sia sulla Corsica quanto sulla Sardegna. Nuclearizzazione attese quindi lungo la costa adriatica, nuclearizzazione delle Yellow Buffer Zone, con impatti che si verrebbero poi a disperdere a causa proprio del flusso sia in risalita dalla Grecia che avrebbero sfondato le linee, sia dalla fruizione dell'Italia verso diciamo questa zona, per andare appunto a incidere nella diversione nei confronti della World War 3 diciamo con Europa Defenders. Questo è invece il caos che ne verrebbe fuori nell'ipotesi di Grecia fosse collaterale a Cartago. Abbiamo praticamente sia la costante della nuclearizzazione nella zona praticamente adriatica per il teatro italico, mentre per la zona greca la parte più importante a essere diciamo oggetto di nuclearizzazione, oltre alle diciamo Yellow Buffer Zone, sarebbe tutta la fascia diciamo orientale dell'area della Grecia, che è quella che è prospiciente anche praticamente alla Turchia, che la Turchia, il bastione della Turchia avrebbe un ruolo estremamente importante e strategico nel diciamo guerra nel World War 3 in Siberia con lo sforzo NATO, perché appunto poi per chi è interessato può andare a spendere questi temi. Confrontare con guerre puniche il nuovo Medioevo, capitolo 4. Veramente devastante appare appunto l'ultimo grafo, in cui non si è potuto valutare al meglio il rischio del virus degli elefanti in questa zona qua. Ciò a causa della difficoltà di stimare il numero di cartaginesi presenti nel teatro italico al termine delle guerre puniche 2 per cause endemiche. Tuttavia, per prudenza, l'area di flashpoint nei paesi dell'ex Jugoslavia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacca, Bulgaria, Romania potrebbero essere l'area di contagio del virus degli elefanti, assieme a parti delle coste sudorientali turche, che sono tutta questa zona qui, oltre che a queste. Ok, e quindi niente, se volete andare a espandere questo tema, il link per andare a visionare il libro lo trovate in descrizione. È un libro di 76 pagine, pieno di ipotesi, di conti, di mappe, di cartine, e quindi niente da dire. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.